Oh! Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati su X-Wing Academy. Oggi finalmente concludiamo la nostra serie di focus sul Firesprite andando a parlare del pilota base. E avevo chiesto se potesse interessare questa cosa e veramente in tantissimi avete detto sì, fallo perché è il più usato, perché è quello più figo, quindi ho deciso di fare questo ultimo focus per chiudere il Firesprite. Successivamente continuate a mandarmi suggerimenti, per il momento in pole position abbiamo il Decimator come nave. E quindi se avete suggerimenti mandatemelo, così poi iniziamo una nuova serie su una nuova nave. Partiamo subito ragazzi quindi con questo focus andando oggi ad analizzare il cacciatore di taglie. Come vedete è il pilota base della nave Slave One, della nave Firesprite, e ha le stesse statistiche degli altri Firesprite ma ha abilità di pilotaggio 3 e un costo in punti pari a 33. Allora, è un pilota diversissimo rispetto agli altri del Firesprite, sia per la mancanza di una miglioria elite, ovviamente perché è un pilota base, sia per la mancanza di un'abilità, e sia per la funzione che questa nave assume quando viene giocata in partite per lo più competitive, diciamo. Perché con il suo costo in punti, che non è né così eccessivo, neppure poi così basso, e può svolgere veramente svariati ruoli. Diciamo che per portarlo in battaglia con dei buoni risultati va almeno dotato di una crew, secondo me. E prima ancora di dotarlo eventualmente di un'arma secondaria va dotato di una crew. La crew che consiglio io per questo pilota, con la quale mi sono trovato veramente da paura, e che comunque è una crew storica che si gioca su questo pilota, è il Recon Specialist. Il Recon Specialist che ci permette di prendere due focus, e su una nave del genere averne uno per l'attacco e uno per la difesa ci permette di aumentare incisività e longevità di questa nave. Abbiamo la possibilità, non essendo un pilota con nome, di giocarlo in più di una copia. Addirittura circa 2 anni fa, quando eravamo alle prime wave, insomma era appena uscito, e c'era una lista che ne giocava 3, perché 33 per 3 fa 99, quindi una lista perfetta, 99 punti, 3 bounty hunter lisci senza niente, e funzionava. Poi si è passati al 2x, e il 2x nelle liste attuali è la configurazione che va per la maggiore, i due cacciatori di taglie affiancati da qualcos'altro. Diciamo che una delle liste che più ha avuto successo giocando due cacciatori di taglie è stata due cacciatori di taglie affiancati da Sun Tirfel con Oltre il Limite e Stealth Device. In questa lista abbiamo 20 punti ferita su due navi, che sono i due Firesprite, e l'abilità di pilotaggio 9, la manovrabilità, l'imprevedibilità, la longevità di Fel a fare da contorno. Quindi due blocchi, se vogliamo dividerli in due blocchi, che mettono molta pressione all'avversario, perché sono navi che fanno spendere parecchio fuoco. Per abbattere un Firesprite bisogna fargli 10 ferite, ne giochiamo 2 in questa lista, quindi sono parecchie. Per abbattere Fel bisogna sparargli parecchio. È un pilota che, potendo prendere potenzialmente ad ogni turno Focus ed Evade, fa sprecare davvero davvero tanto fuoco, se si considera che di base con lo Stealth Device difende con 4 dadi. Quindi è una lista che ha spopolato con merito, e che però dalla sua ha il fatto di dover essere giocata molto molto bene, perché sparando soltanto 9 colpi, che non sono tanti, bisogna cercare di sparare sempre a tutti i turni con tutte le navi. Un'altra lista, che poi è quella che utilizzo io con due Firesprite, prevede appunto due cacciatori di taglie, questa volta non lisci ma equipaggiati con Recon Specialist entrambi, affiancati da una Lambda. La Lambda è equipaggiata con Darth Vader per fare i critici e Engine Upgrade per fare il boost. Sulla Lambda base faremo sicuramente un focus apposito, ma vi posso assicurare che la Lambda base e la Lambda base con il boost sono come se fossero due navi completamente differenti. Questa lista rispetto a quella precedente è molto molto differente.
sia per gli equipaggiamenti che abbiamo sui Firespray, che hanno il Recon Specialist, quindi resistono di più ed attaccano meglio. Ma ancora una volta di più bisogna cercare di sfruttare sempre il loro fuoco, e sia perché abbiamo la Lambda rispetto a Suntirfell. Con la Lambda guadagniamo un'altra nave con 10 punti ferita, quindi andiamo a resistere ancora di più rispetto a prima, e guadagniamo Darth Vader, che per finire le navi che rimangono a un punto vita in mezzo al campo è perfetto, e soprattutto costa pochi punti, perché la Lambda così settata costa soltanto 28 punti. Per contro abbiamo dei Firespray più costosi, invece di 33, 36, e perdiamo la grandissima manovrabilità e imprevedibilità che c'è con Suntirfell, e anche la sua abilità di pilotaggio di 9, quindi ci troviamo ancora di più a dover muovere in modo da sparare con tutte le navi a tutti i turni, possibilmente, o comunque a dover fare dei movimenti che ci permettono di fare sempre azioni per difenderci con i Firespray, perché anche se un turno noi non spariamo per fare una stretta, perché può essere che arriviamo a fondo campo e dobbiamo girare, dobbiamo comunque pensare al nostro percorso in modo che quando arriviamo là non ci sono asteroidi in mezzo, non ci sono ostacoli che ci fanno stressare come i nuovi detriti, e che riusciamo a fare il nostro doppio focus, a tirare magari 2, 3, 4 con l'ostacolo dati in difesa con il focus. E quindi è una lista che va giocata molto molto bene, ma che, se giocata bene, secondo me funziona molto bene, soprattutto nel meta attuale, nel meta dello sparo pesantissimo, perché sono tre navi con 10 punti ferita che resistono abbastanza bene. Queste sono quindi le due liste che, giocando una doppia copia del Firespray, vi consiglio di provare, perché sono tutte e due molto molto efficaci. Il Firespray base possiamo inserirlo anche in una lista con uno sciame vicino, sempre magari dotandolo, che ne so, di una crew o di un cannone. Per esempio potremmo giocarlo con l'Heavy Laser Cannon affiancato da uno sciame da 4 TIE Fighter, e avere così un bel tank che cannoneggia e 8 colpi binati da un runner, che comunque non possono essere poi troppo lasciati per conto loro per concentrarci sul Firespray. Due minacce che, se giocate bene insieme, riescono comunque a incidere molto. Quindi è una nave che veramente si adatta a moltissimi tipi di lista e a moltissimi tipi di gioco. Soprattutto per chi inizia a giocare, il Firespray non è una nave semplice da giocare. Io, per esperienza personale, con Matteo avevamo iniziato quando siamo andati a comprare le nostre prime navi grandi. Lui ha preso il Falcon e io ho preso il Firespray. Io perdevo sistematicamente le partite, perché il Falcon, per uno che inizia a giocare da poco, è estremamente più semplice, perché non hai archi di fuoco, spari dappertutto, e hai un deal di manovra molto più interessante, avendo anche la 1 stretta. Il Firespray, come manovrabilità e come anche manovre verdi che ha al suo interno, è molto più difficile. Per questo, come avete visto nei scorsi focus, scarsamente ho consigliato oltre il limite, perché ha poche manovre verdi. Se vi venite stressati per un qualunque motivo, per una Cat Scarlet, per un Flashed Cannon, dovete studiarvi veramente bene il movimento al turno dopo per potervi distressare. Insomma, non è una nave semplicissima per chi si approccia al gioco, è una nave che bisogna imparare a giocare per farla rendere al massimo. Chi ha imparato a giocarla ci fa veramente le stragi, perché poi diventa fortissima. E altri consigli che posso darvi con questo pilota, soprattutto per chi inizia, è cercare di evitare scontri frontali a distanza 1 con più navi, nel senso che quando vi avvicinate, perché spesso ci troviamo a fare dei frontali sul campo da gioco, quando vi avvicinate cercate, invece che trovarvi a distanza 1 con magari 3 navi e voi siete da soli, cercate o di andarli direttamente a sbattere per non subire il fuoco, per subire magari il fuoco di quella che sta dietro e non delle due davanti, oppure muovetevi in modo da superarli con una manovra lunga, di modo che loro vanno avanti, voi li scattate e gli sparate con l'arco posteriore. Per fare questo bisogna prendere molta confidenza col dia del Firespray, e soprattutto molta confidenza con la lunghezza delle manovre. Ma è una tattica che molto spesso funziona e che molto spesso vi verrà anche bloccata da giocatori esperti. Però comunque è il modo migliore per giocare un Firespray, secondo me. Più che un focus, diciamo, questo è stato un consiglio su come usare il pilota base in lista, sulle difficoltà che un giocatore, soprattutto un novizio, può trovare nell'utilizzare questa nave. E se all'inizio avete dei risultati che sono scarsi, non scoraggiatevi assolutamente,
perché ci vuole tempo, è una nave che richiede molto tempo per essere imparata a giocare bene e che poi, ve lo assicuro, vi renderà tantissimo. Le liste che vi ho proposto in questo video ve le lascio tutte in descrizione e sarebbe bellissimo se voi le provate e poi mi scrivete qui sotto nei commenti come vi siete trovati, quali sono state le difficoltà che avete riscontrato oppure quale equipaggiamento che io non ho detto avete messo che vi è piaciuto, insomma uno scambio di opinioni come facciamo sempre. Quindi questo era l'ultimo focus sui piloti del Firespray. Adesso il decimetro era in pole position per essere quello successivo, però abbiamo altre settimane di tempo, quindi mi piacerebbe che mi mandaste altri voti e se rimane così la situazione spartiamo subito dritti col decimetro e ci vediamo martedì prossimo con un pilota ribelle, ragazzi. Ciao a tutti!